Cosa è successo fra Ilary Blasi, Francesco Totti e Fabrizio Corona? Perché l'ex re dei paparazzi ce l'ha con loro? Negli ultimi giorni Fabrizio Corona non si è risparmiato con le critiche a Ilary Blasi e Francesco Totti, le acredini fra i due divi e l'ex re dei paparazzi vanno avanti da anni, ma perché? Cosa è successo in passato? Leggi anche, Totti e Ilary Blasi denunciano a Fabrizio Corona, ma lui ha le prove dei tradimenti, Alessio La Padula era l'amante della Blasi? Perché Fabrizio Corona odia Ilary Blasi e Totti? Non è la prima volta che Fabrizio Corona mette bocca sulla relazione fra Totti e Ilary Blasi, di recente l'ex re dei paparazzi ha rilasciato una dichiarazione ad Adcronos sulla storia fra i due divi, i rumors su Flavia Vento. Ilary Blasi ha nel suo mirino Fabrizio Corona da diversi anni, l'ex re dei paparazzi, poco prima delle nozze fra la conduttrice romana e Francesco Totti, aveva sparato a zero sulla coppia. Allora la showgirl era già incinta del suo primo figlio Cristian e Corona suggerì al mondo della cronaca rosa che il pupone l'avesse tradita con Flavia Vento. All'epoca uscì su Gente l'intervista scandalo della ex concorrente della fattoria che confessava una notte di passione con Totti nella sua casa all'Eura a seguito di una serata insieme. La showgirl fu convinta da Fabrizio Corona e Lele Mora a rilasciare l'intervista e non smentì mai le dichiarazioni fatte. Anza Riccardo Antimiani ai tempi, il fratello di Francesco Totti, a sua insaputa, pagò 50.000 euro per non fare uscire una fantomatica seconda parte dell'intervista e delle presunte foto che avrebbe confermato il tradimento di Totti. Su questa parte della storia, però, Flavia Vento non c'entra nulla e ha sempre negato ci fosse altro da aggiungere. Del resto, più di quello che aveva confermato, cosa poteva dire? La storia all'epoca fece molto scalpore. E in un'intervista la Vento raccontò che, dopo qualche settimana dall'uscita del gossip, Corona e Lele Mora le consigliarono di smettere di parlare di Totti. La versione di Totti Francesco Totti, nel suo libro autobiografico, ha avuto modo di rendere pubblica la sua versione dei fatti in merito al presunto tradimento con Flavia Vento. Nel libro il calciatore sostiene di averla conosciuta in occasione di un evento sulla Tuscolana per pubblicizzare un nuovo modello di condizionatori, la Vento gli venne presentata da alcuni amici in comune e lui ci parlò per qualche minuto, poi si separarono. In seguito, la settimana successiva, mentre si trovava con alcuni amici in un ristorante a Trastevere gli segnalarono che c'era una ragazza che cercava di catturare la sua attenzione. I due si salutarono da lontano e secondo la versione dell'ex marito di Ilary Blasi non successe altro. La discussione di Ilary Blasi e Corona in diretta al GF VIP in merito a questa vicenda è ormai epica. La vendetta che Ilary Blasi servì a Fabrizio Corona durante una puntata del Grande Fratello VIP. La conduttrice, infatti, convinta che lo scoop fosse tutto opera e invenzione dell'ex re dei paparazzi gli rinfacciò tutto, di seguito il video, Fabrizio Corona, comunque, aveva confermato la sua versione rispetto ai tradimenti di Francesco Totti nei confronti di Ilary Blasi, oggi l'ex re dei paparazzi sostiene ancora di avere delle prove schiaccianti in merito ai ripetuti tradimenti che la coppia avrebbe perpetrato negli anni della loro storia d'amore. Ma è tutto vero? Lo scopriremo. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.